Corri, corri, corri. Eccolo, sta arrivando, dammi la mano. Ordiniamo 100 panini? Va bene. 100 panini? È arrivato il signore dei 100 panini. Ecco, è arrivato il signore dei 100 panini. Grazie, che ci può dare 100 hamburger? Sì, chi li paga? Il problema è quello. Cosa? Li dovete pagare. Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Lei è? Ilari. E io sono? Stefano. Ragazzi, lei Stefano, lei è Ilari. Sì, ragazzi, oggi veramente è un video assurdo. Pazzesco, cioè sta uscendo veramente un vlog all'improvviso. Perché vi spiego cosa è successo questa mattina. Dovevamo andare al McDonald's con Ilari, vero? Si è rotta la macchina. Mi si è rotta, ragazzi, la macchina. Ovviamente non ho fatto in tempo a riprendere perché ero veramente arrabbiatissima. È venuto un mio amico con il carro attrezzi, ha preso la mia macchina e l'ha portata al suo meccanico, giusto? Quindi a questo punto papà sarà la mia macchina. Eh? Papà sarà la mia macchina. La tua macchina, lo so. Perché vi dico che oggi potrebbe uscire un video epico, ma quindi dovete assolutamente rimanere sintonizzati su questo vlog. Perché, ragazzi, siamo. Devi chiamare un autobus. Devo chiamare? Un autobus per farci portare da McDonald's. Allora, proprio così, no, gli autobus non si chiamano. Quindi adesso noi proveremo ad andare a piedi al McDonald's, che non è molto vicino, e arrivare al Mac. Io vorrei fare una sorta di challenge e tipo ordinare 100 panini, perché oggi sono un po' arrabbiato, quindi sì, quindi miglioriamo questa giornata con voi. Quindi dovete venire al McDonald's con noi, ma dovete farci compagnia, ragazzi, dovete aiutarci. Quindi ragazzi, non sarà facile oggi, è un video un po' particolare, quindi fateci compagnia, aiutarci in questa impresa di arrivare al Mac e ordinare questi panini. E adesso noi dobbiamo aspettare l'autobus, siamo da soli in mezzo alla strada. Ma nel mentre che arriviamo al McDonald's, cosa devono fare i nostri amici? Iscrivetevi al canale, lasciate una bella like. Vi siete iscritti al canale? Ila, ma tu non hai la macchina, Ilari? No. Eh? No. Mannaggia, ma perché non prendiamo la tua macchina? Se tu eri un po' più grande, avevi una macchina, adesso noi non stavamo a piedi. Ilari, la fermata però, la fermata è più avanti. Se passa l'autobus, nemmeno lo prendiamo. Dove? Lì, bianco, bianco. Ma che ma Ila, è un furgone quello, non era un autobus. Mentre che aspettiamo che arriva l'autobus, volevo ringraziarvi a tutti quanti perché siamo diventati tantissimi iscritti. Ilari, ringrazio i nostri amici. Grazie. È un po' triste perché stiamo andando a piedi, ragazzi, veramente è veramente una cosa brutta arrivare laggiù fino a piedi. Ma anzi no, dobbiamo prendere l'autobus, sarà una traversata infinita. E mentre volevo sapere, ma a voi piace prendere l'autobus, il treno, andare a piedi? A te, Ila, piace? Andare a piedi no. Ma beh, non stiamo andando a piedi al Mac, stiamo arrivando alla fermata dell'autobus, almeno a quella, Ila. Allora, siamo arrivati alla fermata, hai qualche idea per passare il tempo? No. Eh? Ah, sì. Cosa? Autobus, autobus, autobus. E che cosa sarebbe questo? Scusa? Hello. Ma chi sta chiamando? Ila, se lo chiami così, lui non verrà mai, ci lascerà qua tutta la vita. Perché? Perché sei stonata. Non sono stonata. Mamma mia, ragazzi, io. Allora senti questa bellezza. Autobus, autobus, autobus. Io ho un desiderio pazzesco di prendermi un panino con una bella Coca-Cola al Mac. Okay. Ma ce la faremo oggi, è un'impresa difficilissima. Hai i cebrioli in testa. Di che c'ho in testa? Io vorrei sognare tu sei i cebrioli in testa. I cebrioli in testa. Cebrioli? Sì, voglio che tu. Ma che sono i cebrioli, scusami? Tu sei delle melanciane dentro la testa che mangiano il tuo corpo. Ma che schifezza è? Ilari, non arriveremo mai al Mac oggi. Non ce la faremo mai ad arrivare al Mac, è un'impresa troppo difficile, c'è anche il vento, abbiamo tutto contro. Ma cosa abbiamo fatto di male? C'è anche la cacca dei cani. Che schifo, l'ho acciaccata forse? Sì. L'ho acciaccata? Ci mancava anche la cacca dei cani. Ragazzi, ma c'è qualcuno che ci viene a prendere e ci porta al McDonald's? Qui questo autobus non arriva mai, sono 2 ore che lo stiamo aspettando. 2 ore. 2 hours later. Ila, l'autobus, corri, corri, corri. Dammi la mano. Corri, corri, corri. Eccolo, sta arrivando, dammi la mano. Eccolo, non ci credo, finalmente. Hey, lo, chiamalo, Ila. Hey, lo. Hey, lo. Eccoci qua, sali. Oh, vai. Metti in seduta. Finalmente. Ah. Ah, ragazzi, dopo 2 ore faceva anche freddissimo, vero? Sì. Eh? Non sono mai stata nell'altro. Eh? Non sono mai stata qua. Eccoci.
siamo sull'autobus finalmente e stiamo andando verso il McDonald's. Il McDonald's. Ma ragazzi, non è finita qua, questa è un'impresa. Dopo che siamo scesi dall'autobus, non è che c'è subito il McDonald's, toccherà fare un altro pezzo, quindi dovete sostenerci. Ovviamente ragazzi, iscrivetevi al canale. Ma vi siete iscritti al canale? Fatemi sentire, senti un po' se si sono iscritti al canale, che dicono? No. Ah, no. Cioè non vi siete ancora iscritti al canale? Ma è noi che volevamo anche offrirvi un bel panino al McDonald's. Adesso ho sentito bene, ho detto sì. Si sono iscritti adesso? Non c'è proprio nessuno oggi sull'autobus, come potete vedere, perché ci siamo solo noi a quest'ora in giro, siamo rimasti a piedi. Ma tu cosa desideri mangiare al Mac? Panino, questa, e hamburger, poi patatine, polletti, queste maionese, Coca-Cola, sciocchino, tutto questo che ho detto. Quello dell'autobus è andato via. Chi? Quello dell'autobus. Dove è andato? Ila, dove vai? Che è successo? Mi stava per beccare. Ma chi? Ma chi, scusa? I signori. Ma no, perché questo si chiama capolinea. Lo sai cos'è il capolinea? No. Dove l'autobus si ferma per far salire anche le altre persone. Qua, diciamo, fa un po' la base. Si ferma qui un po' di tempo. L'autobus farà anche così. Ecco, mettiti a dormire, ci mettiamo a dormire. Però non c'è niente da mangiare, mamma. Io ho troppa fame, guarda. Pure io. Dove vai, Ila? Che stai cercando? Niente. Io sto mangiando. Che stai cercando, scusa? Niente. Stai cercando da mangiare dentro l'autobus? Sì. Eh? Sì. Ma come? Hanno lasciato qualche pezzetto di banana o di fragola. Ma chi? O di patatina. Ma chi lascia da mangiare sull'autobus, scusa? Ila, dobbiamo scendere? Eh? Dobbiamo scendere? Chi vuole rimanere qua? No. Ok. Ok, abbiamo superato il primo ostacolo, quello dell'autobus, vero? Siamo stati molto bravi. Quindi è sempre più vicino la meta McDonald's. Non ci arrenderemo. Non ci arrenderemo. Allora, secondo i miei calcoli, secondo la mia piantina, adesso noi... Ma come secondo la tua piantina? È secondo la mia piantina geografica. Tu sai la strada per arrivare, scusa? Certo. Ah, dov'è? Fammi vedere con i miei occhiali. Occhiali, mandatemi alla strada. Ok, possiamo andare. Ma scusa, dove? No, qui. Ma dove stiamo andando? Di voi. Ma chi stai parlando? Al McDonald's, ok? Ma gli occhiali tuoi ci stanno portando al McDonald's? Ok, andiamo. Portami la strada, papà. Forse è meglio che faccio io che i tuoi occhiali, eh? Ok, siamo arrivati. Con il nostro tavolo. Quello è il nostro tavolo. Questo. Allora, tu che vuoi? Ragazzi, forse non avete notato che esperienza, lo so, Topolino e Minnie. Non lo so se l'hanno dato. Allora, mettiamo italiano. Vassoio, sacchetto, vassoio. Ordiniamo 100 panini? Va bene. 100 panini? Sì. Sicura? Sì, però ti dico quali quelli mi piacciono. Allora, vai. Hamburger e maionese, hamburger e ketchup, hamburger e salsa rosa e poi quelli ti piacciono a te, sempre tre però. Allora, vediamo allora. Io ho reato l'Happy Meal con l'hamburger e patatine. Allora, modifichiamo il panino perché Ilari lo vuole senza senape e senza cipolla e senza... i cedrioli vuoi? No, fammi di caramelle. Senza cedrioli. Adesso voglio provare a vedere se escono fuori 100 panini, vediamo. E prendere 100 panini? Sì. Prendi un panino e quando vedi più, fai okay. più. Allora, proviamo a mettere allora. Allora, panini. Allora, vediamo un po' se riusciamo a mettere 100 panini. Hamburger. Più. Quantità. Vado? Più. Tante vado. Volte più. Non arrivo a più. Mi scusi, ma posso ordinare 100 hamburger? Come no? Ok. Allora, stiamo a 37. E la vedi? Ci hanno detto possiamo ordinarli, quindi possiamo farlo, vero? Sì. Però qual è il problema se ordiniamo 100 panini?
che ti tocca vedere chi paga. Tocca pagarli, c'ha ragione. Sono 100 panini e 100 euro. 100 euro, paga Ilari? No. Come no? Paghi te. No, tu paghi te. Tu no, io li ordino e tu li paghi. 89 e 100. Ordiniamo? Sì. Aggiunge l'ordine. Ordiniamo. Adesso 100 patatine però. Sì, ciao cuore. Ordiniamo. Cos'hai là? Guarda, sono i campioni di calcio. I campioni? Di calcio. No, di basket. Lo so, però tutti sanno la palla. Chi sanno che c'è esce? Speriamo Bugs Bunny. Lui. Chi è? Ah, lui. LeBron James. Come si chiama? LeBron James. Come? LeBron James. No, LeBron James, LeBron James. Allora. È arrivato l'Happy Meal. Ma dove stanno i 100 panini? Vediamo un po' qual è la sorpresa. Vediamo un po'. Ma cos'è? Ma chi è? Ma chi è? Ma non lo so come si chiama lui. Amici, voi sapete come si chiama? Ragazzi, scriveteci nei commenti se sapete il nome di questo tizio, perché noi non lo sappiamo. Ma i 100 panini quando ce li portano? Perché devi pagare? No. Come no? Sì. Vabbè, intanto mangiamo e aspettiamo i 100 panini che arrivano. Arriveranno da un momento all'altro, perché sono 100, prima che li fanno ci vuole un po' di tempo. Ragazzi, io vorrò provare il maionese e fare il dolce. No, ma che fai? Ma... Com'è? Buono? Ho capito che fa. Che fa? Allora, mentre mangiamo le patatine nella maionese, che Ilari ha messo il panino dentro la maionese e stiamo aspettando che ci portano 100 panini, ma chi li paga? Cioè, per pagare 100 panini ci vogliono 100 euro. Ma tu ce l'hai, Ilari, 100 euro? No. Eh? No. Come no? E che gli diciamo quando viene adesso il signore e ci porta 100 panini? Ma non mi rubate le patatine. Sono mie. Buonissimo. Ti ho sporcato. Eh? No! Questa è Radio McDonald's. Panino mio? Chi là? Panino? Sì. E te sei mangiato? Ragazzi, che hai detto? Dove sta il panino mio? Chi ha preso il mio panino? Dov'è il mio panino? Dov'è il mio panino? Dov'è il mio panino? Ilari, tira fuori subito il mio panino, perché la seguente l'ha nascosto te. Se non mi tiri fuori il panino, sei sicura che non l'hai nascosto te? Giura? Stai giurando? Ehi, non... Dai, io mi mangio il tuo? No. E allora tira fuori il mio panino, dov'è? Dammi il mio panino. Sì, vedi. Dove mi giro? Là. Va bene, mi giro. Io lo sapevo che l'hai preso tu. Comunque, no, questo no. È il tuo panino. Eh? No, 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 lascialo, è il mio. No, anche il mio ti di mangiare. Ila! Ma non ti puoi mangiare tutto. Ma pure il panino mio, me lo lasci. Almeno una cosa me la lasci, per favore. Stanno per arrivare i 100 panini. Ila, guarda che se non li paghi, facciamo una brutta figura, eh. Servono 100 euro per pagare 100 panini. Ce l'hai tu? Allora, facciamo una sfida adesso. Qui c'è il vassoio con le patatine. Noi ad occhi chiusi gireremo il vassoio, ok? Dove tu metti la mano, devi pescare, ok? Se io prendo le patatine tua, me le mangio veramente. E se tu non metti la mano su nulla, non mangi niente. Quindi potrebbe succedere che io mangio tutte le patatine se mi alle le tua e tu rimani senza. Okay. Proviamo? Ad occhi chiusi, senza barare. Non barare. No, ad occhi chiusi. 3, 2, 1. Ma queste sono le mie. Scusa. Ma stai barando? Eh? No. Dove le hai prese le patatine a occhi chiusi? È
arrivato il signore dei 100 panini. Ecco, è arrivato il signore dei 100 panini. Grazie, che ci può dare 100 hamburger? Sì, chi li paga? Il problema è quello. Cosa? Li dovete pagare. Come dobbiamo pagare? Eh sì. Ilari le deve pagare 100 panini, eh? Quindi ci pensi tu? Dopo passi alla cassa. Ma sono pronti già, vero? Sì, sì, sì. Ila, sono già pronti 100. Devi... Vai a pagare. Ila, io non ce l'ho, ho detto ce l'avevi tu 100 euro, eh? No, io ho detto di no. Come no? Ma chi li paga? Però? Adesso chi li paga? Chi paga papà? Lui ha avuto sta spina. Ma io non ce l'ho 100 euro dietro adesso. Qualcuno li dovrà pagare, ormai sono pronti. No, lui ha avuto questa spina. Lo so, ma eccola, Ila, se n'è andato, hai visto? È andato via. È tutta colpa tua. No, è tutta colpa tua. Tua? No, è tua. Ma la spina. Ma io ti ho detto di portarti i 100 euro. La spina. Che figuraccia, i 100 panini non li abbiamo potuti prendere perché Ilari non aveva i soldi. Colpa papà tua. Papà non aveva i soldi. No, Ilari non aveva i soldi. Allora, adesso noi gireremo i vassoi. Ma sarò io stavolta. Ok. E noi pescheremo ad occhi chiusi. 3, 2, 1, via. Vado? Sì. No, ma io non pesco mai niente. Gira, gira. Forse sono dall'altra parte. Io non ho pescate. Tu hai pescato le patatine? E io ancora niente. Vai, gira ancora. Ila, ma. Cioè, scusa, il vassoio è vuoto? Ehi, no, non vale. Cioè, ti stai mangiando tutte le mie. Ma hai cambiato il vassoio? Ma queste sono le mie. Ma sei una barona. Con te non le faccio più le sfide, perché tu bari. Sei una barona. Allora ragazzi, siamo appena usciti dal McDonald's e abbiamo fatto una figuraccia, cioè Ilari ha fatto una figuraccia perché ha ordinato 100. Andiamo fatto. No, hai fatto una figuraccia. Perché il signore ci ha portato i 100 panini, ma noi non avevamo i 100 euro dietro. Adesso ragazzi, noi non possiamo non farvi vedere una cosa. Noi siamo praticamente attaccati al mare, quindi vi vogliamo far vedere il mare. A voi piace il mare? Dove abitate? Abitate vicino al mare o lontano? Vi portiamo a vedere il mare. Venite con noi? Venite con noi. Allora, ah, a proposito, Ilari, di poi ai nostri amici che abbiamo postato una foto dove su? Instagram. Su Instagram, ragazzi, quindi in questo momento se volete potete andare a commentare la nostra foto su Instagram. E noi riseguiamo anche tre di voi che ci seguono su Instagram. Adesso andiamo a vedere il mare. Com'è la giornata oggi? Bella. Beh, non proprio, è un po' nuvoloso, c'è un po' di vento. Ma siamo quasi arrivati al mare. Ma se prendiamo l'uomo pattino. Se prendiamo? L'uomo pattino. Se prendiamo che cosa? L'uomo pattino. Il monopattino, che uomo pattino? È una gara. Eh? Una gara. Ma che è una gara, Ila? È una gara. Ma una gara di chi? Da sola? Vabbè, facciamo una gara? Sì. Pronti? Partenza? Via. Ciao. Ehi. Hai detto che era una gara? Guardate cosa c'è qua, ragazzi. No, guardate che bel panorama che vi stiamo facendo vedere. Chi c'era? Sì, c'era la mummia, gli artisti di strada, Ila, ma un anno fa. Una gara. Scusami un attimo, cos'è una? Gara. Davvero? Ciao. Ehi, dai, non è valido. Scusa, perché non è valido? Era una gara. Era troppo vicino. Cosa? Era troppo vicino. A chi? Non ci credo, è barato. No, vabbè. Adesso ti riprendo. Allora ragazzi, guardate che bello, siete pronti? 3, 2, 1, giriamo? Sì. Ah, guardate che bello, vedere il mare, fa vedere il mare, guardate che figo. C'è il mare, c'è la sabbia, c'è Ilari che non si ferma. Ragazzi, però non scherzo papà, che sto sempre dietro di lui. Comincio. Ilari, dove sei? Ilari? Ilari? Dove sei, Ila? Ila, ti fai vedere per favore? Ila? Ilari? Dove sei? Ehi, dove ti ho visto? Allora, siamo appena tornati a casa. Ila, mi stai litigando? Ila, scusa, con chi stai litigando? Ma con chi stai litigando, scusami? Adesso dovrò andare al stivaletto mio. Siamo appena tornati dal McDonald's. È stato veramente difficilissimo ritornare con l'auto. Ila! No. Quindi spero che vi abbiamo tenuto compagnia anche oggi in questa fantastica avventura. Spero che vi siete divertiti, che vi abbiamo strappato un sorriso. E ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. L'avete fatto? E attivate la campanellina degli aggiornamenti.
per non perdervi tutti i nostri video. E ci vediamo domani con un'altra nuovissima avventura. E un saluto. Cliccate sopra la mia faccia per vedere il video di ieri. Di ieri. E sopra la faccia di Ilari per vedere il video di domani. Ma come fanno a vedere il video domani se è oggi? Vedete il video di oggi. Vedete il video di ieri e forse il video dell'altro ieri. Va bene, comunque ragazzi, ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. A domani, ciao belli. Ciao, 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 a domani, ciao.